La cronaca ce lo ricorda ogni giorno con episodi più o meno gravi, dagli incidenti nel canyon del Bodengo, per stare ai fatti di casa nostra, fino alle tragedie come quella recente del Raganello, per approdare ai casi più drammatici, in questo caso fuori provincia. Gli sport e le attività outdoor in genere vivono una stagione di grande fermento e di altrettanta confusione, non solo nelle denominazioni ma anche e soprattutto nei coefficienti di difficoltà, nell'esercizio delle relative professioni, nelle competenze e nelle capacità di discernimento degli addetti a vario titolo, ma anche dei fruitori. Non a caso oggi sul tema interviene anche il presidente del Collegio Nazionale delle Guide Alpine, Cesare Cesa Bianchi. La legge italiana, ricorda, stabilisce che le attività outdoor svolte a livello professionale in ambiente impervio o con utilizzo di dispositivi e tecniche alpinistiche sono prerogativa esclusiva delle guide alpine. Il focus inevitabilmente è proprio sul canyoning. Questa attività richiede l'uso di tecniche e materiali alpinistici specifici. Pertanto in Italia l'unico professionista abilitato a accompagnare e insegnare questa pratica che è proprio la guida alpina, oltretutto specializzata in questa disciplina. Eppure, questo jacuzzi lanciato oggi dai vertici del collegio, nel mondo delle attività outdoor vige da tempo il caos più assoluto, nonostante le ripetute richieste avanzate negli ultimi 10 anni ai vari governi perché si metta mano al riordino delle professioni del settore. Non vogliamo entrare nel merito della vicenda del Raganello, che non ci è nota. Questa è la posizione delle guide alpine. Non si tratta di puntare il dito contro nessuno, ma questo è il momento di ricordarsi e ricordare a tutti che il canyoning non è una banale attività ricreativa, bensì una disciplina alpinistica a tutti gli effetti, con apposito corso di specializzazione. Eppure sono ancora molti, troppi, coloro che in questo, come in altri settori dell'outdoor, anche in montagna, forti di una certa esperienza sulle cime o nelle forre di casa propria, si inventano una professione d'accompagnatore turistico su terreni alpinistici, correndo, insieme ad altri ben più gravi, anche qualche rischio d'esercizio abusivo della professione. È ora di mettere ordine in questo caos, è l'appello degli addetti ai lavori che va a scapito dei frequentatori e degli appassionati, ai quali è dovuta la massima tutela. Speriamo, questo l'auspicio, che il nuovo governo si faccia carico di ciò che hanno voluto ignorare quelli precedenti. Diciamo che sono fatti che succedono più frequentemente anche rispetto a una volta, che appunto in questi terreni di montagna, che come lo è anche un canyon a discendere appunto con le mute, con tecniche alpinistiche, in tanti ambienti di montagna è facile incontrare chi si improvvisa guida. Essere guida può essere facile per avere un'esperienza più forte di altre in qualcosa che si sa fare. Ci fa pensare che siamo un po' delle piccole guide che vogliamo accompagnare magari l'amico in ambienti, parlando di montagna, in ambienti che in un attimo possono passare dal bucolico, dal dolce a praticamente ambienti ostili, quando ci cambia il tempo, come è successo qui in questa tragedia, una piena improvvisa. E la guida alpina è l'unico professionista attualmente in Italia che può cercare di comprendere cosa può succedere appunto in montagna, quindi cercare di anticipare ciò che può succedere, che poi può portare a tragedie come questa. Ecco, Maspes, nemmeno sul territorio valtellinese mancano gli esempi di progetti più o meno improvvisati, con denominazioni anche roboanti. Sì, purtroppo queste cose sono un po' figlie del mondo attuale, del, non so come chiamarlo, il survivor, il fatto che comunque tutti possiamo sentirci pronti e capaci di fare una cosa, la vogliamo fare anche nel minor tempo. E quindi sì, escono anche queste proposte al turismo valtellinese che vogliono cercare di avvicinare alla montagna, però in una maniera che io considero un po' troppo giocosa e da Luna Park.